Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, dove stavo riguardando la live di ieri sera, dove appunto abbiamo discusso un pochettino delle varie notizie che non ho trattato tramite video a causa appunto di una impossibilità, e ho deciso comunque di registrare a parte un altro video e non ritagliarvi lo spezzone della live, perché praticamente sono stato un po' troppo prolisso, mentre invece vorrei farvi comunque un video molto più breve e coinciso, in modo tale che tutti possano guardarlo senza stancarsi troppo. La notizia che praticamente ieri non sono riuscito a trattare è stata le informazioni riguardo appunto le substats della sintesi delle materie. Infatti, quando noi andiamo a craftare le materie, ovviamente sapete benissimo che le materie che otterremo dopo il risultato di sintesi avranno comunque delle substats. Alcune di queste substats praticamente non sono disponibili per alcune materie, e quindi dopo diverse segnalazioni da parte dei giocatori al team di sviluppo, il team di sviluppo ci ha rassicurato del fatto che intenzionalmente determinate materie non potranno ottenere diverse substats, e quindi ci hanno regalato, così per dire, una informazione o comunque una notizia dove ci hanno spiegato effettivamente come hanno strutturato praticamente lo schema delle substats per le varie materie. Infatti, dopo aver ricevuto diversi rapporti su alcune substanze che praticamente non apparivano in alcune materie, nello specifico, abbiamo fatto una piccola indagine, però abbiamo scoperto da questa indagine che praticamente il tutto era così, esattamente come l'abbiamo prestabilito. E quindi, per evitare sprechi e per evitare che le persone si possano ostinare ancora a craftare determinate materie nella speranza di ottenere queste combinazioni, ci hanno praticamente rilasciato questi schemi che io reputo essere molto 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 interessanti, che ci consentono praticamente di guardare con occhio critico la realizzazione delle varie materie. Infatti abbiamo praticamente tutte le materie blow, quindi tutte le materie fisiche di tutti gli elementi, compresa la materia breach, che vi ricordo essere appunto il debuff di difesa fisica. Praticamente, che cosa succede? Nel momento in cui viene craftata la materia, può risultare con un'aggiunta di substats in modo flat, quindi queste sono tutte le substats flat, che praticamente sono l'attacco fisico, che può uscire per l'appunto in maniera easy. Quindi vuol dire che l'attacco fisico flat è molto più probabile che esca in queste substats, mentre invece tutte quante le altre statistiche, quindi HP, difesa fisica, attacco magico, difesa magica e cura, è più difficile che escano appunto come praticamente come statistica flat. Mentre invece, per quanto riguarda la statistica in percentuale, è possibile, è molto più probabile che esca HP come appunto statistica in percentuale, e poi è molto più difficile che possano uscire attacco fisico, attacco magico e heal in percentuale, quindi hard. Quindi facciamo il confronto: praticamente in tutte le materie fisiche è più probabile che esca l'attacco flat piuttosto che l'attacco tramite moltiplicatore. Per quanto riguarda gli HP invece la situazione è diversa, perché abbiamo difficilmente gli HP flat e più possibile invece gli HP sotto punto di vista in percentuale. Discorso simile anche per le materie magiche. Infatti tutte le materie magiche elementali e mana breach, che praticamente abbassa la difesa magica, abbiamo la statistica flat più comune che può uscire è l'attacco magico, mentre invece in moltiplicatore, quindi con percentuale, la statistica più probabile è l'HP, mentre invece tutte le altre, come potete vedere, sono hard roll, quindi è più difficile poterle ottenere all'interno del crafting della materia. Ultima, ma non per importanza, le materie di supporto, quindi tutte le cure, Barrier, The Brave e Mana Ward, che sono praticamente tutte le materie che abbiamo fino a questo momento di supporto. Le materie di cura, in questo caso, sono state aspramente criticate, soprattutto la materia cura, perché, come potete vedere, nella materia di cura praticamente non esce, o comunque è impossibile che esca, la percentuale o la stats in flat praticamente di heal, quindi di cura. Quindi non possiamo avere delle magie che curano con una percentuale in più di cura,
o comunque di una statistica in più di cura. E questo aveva fatto scatenare, diciamo, il dubbio in alcuni giocatori. Perché dice: com'è possibile che nelle materie di cura io non possa avere una percentuale per incrementare la potenza delle cure? Gli sviluppatori invece ci stanno dicendo che era esattamente intenzionale questa cosa per evitare di rendere le materie di cura troppo forti e andare a sostituire praticamente le armi che per l'appunto sono adibite alla cura dei personaggi. Infatti, come potete notare, tutte le materie di cura non appariranno come statistiche sia flat che moltiplicate, quindi come moltiplicatori, HP e healing. Per quanto riguarda il flat, mentre invece per quanto riguarda il moltiplicatore in percentuale, HP, difesa fisica, difesa magica e heal. Quindi moltiplicatori per le cure abbiamo soltanto attacco fisico e attacco magico. Tra l'altro in hard roll, quindi non è neanche detto che possano uscire, che possono uscire subito. Mentre invece per quanto riguarda gli easy roll di queste materie, abbiamo attacco fisico e difesa magica flat. Per quanto riguarda invece tutte le altre materie di supporto, di barriera, in questo caso abbiamo come easy roll per Barrier e The Brave la difesa fisica, perché giustamente abbiamo comunque Barrier che aumenta la difesa fisica e The Brave che riduce l'attacco fisico, quindi giustamente vanno ad aumentare più facilmente la difesa fisica, mentre invece come moltiplicatore in percentuale abbiamo gli HP. Gli HP vengono sempre e comunque messi come diciamo easy roll per tutte le materie, perché vi ricordo che appunto gli HP sono una tra le statistiche più importanti presenti nel gioco e quindi è giusto valorizzare il livello di HP. Mentre invece per quanto riguarda Mana Ward abbiamo la difesa fisica flat, che è giustamente la statistica più semplice o comunque più facilmente ottenibile, e invece per quanto riguarda quelle in percentuali abbiamo gli HP. Impossibile da ottenere per tutte le materie di supporto, difesa fisica e difesa magica, e in più per le cure HP e healing. Infatti, come potete leggere, appunto, in considerazione allo stato corrente della sintesi delle materie, ci viene difficile comprendere, cioè ci viene difficile capire fondamentalmente il perché ci sono state delle lamentele del fatto che appunto il sistema di cura, anziché le materie predisposte alla cura, non abbiano praticamente la percentuale in healing. Questa cosa, ovviamente, ci è stato detto tramite appunto la discussione che probabilmente in futuro verranno aggiunte alcune materie per quanto riguarda la cura in futuro, e quindi di conseguenza magari queste materie in futuro avranno la percentuale di healing. Inoltre, per scusarsi di questo, diciamo, disguido, o comunque per scusarsi di questa loro mancata comunicazione preventiva, ci hanno distribuito praticamente tutti i materiali per craftare diverse materie di cura. Quindi ci hanno dato praticamente tutti quanti diciamo i frammenti elementali diversi, magic chip che ovviamente ci servono per produrre le materie magiche, e poi tutti i synthesis, cioè tutti i catalizzatori di sintesi praticamente che ci servono per craftare le varie materie. Tutti questi oggetti sono stati distribuiti a tutti i giocatori che hanno giocato prima di questa comunicazione, quindi praticamente dal day one fino a ieri fondamentalmente. E per quanto riguarda invece i cambiamenti, come potete vedere qui è in programma appunto la possibilità di cambiare queste tabelle e successivamente aggiungere come abilità di supporto l'HP boost e anche l'healing potencies a tutte le varie materie come cura, healing e zuna, per quanto riguarda fatigue, fog e anche poison. Quindi magari in futuro avremo la possibilità di riottenere queste statistiche. Se nell'eventualità vi stiate chiedendo del come è possibile invece che si possieda una materia come questa, dove praticamente abbiamo una materia di cura con healing in percentuale, non fatevi trarre in inganno, perché questa materia è una materia che ci è stata data durante le fasi iniziali del gioco, e quindi di conseguenza è una materia da tutorial che per l'appunto ha delle statistiche uniche che non saremo in grado al momento di replicare. Detto questo, spero che il video possa essere stato chiaro, spero che appunto non ci siano fraintendimenti, perché comunque la tabella, anzi le tabelle sono molto 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 esplicative in realtà, quindi non credo che ci siano dubbi, però nell'eventualità scrivetemi pure sotto nei commenti.
Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!